Signori, ci raccontate la scena che avete girato, avete finito di girare pochi secondi fa? C'è un rapporto mefistofelico? No, un rapporto così. Mentore negativo e allievo. Mentore, sì. Mentore negativo e allievo. Ma cavolo. Bravo. Sì. Bene. Quindi Marco ha appena umiliato una persona davanti al personaggio interpretato da Claudio per sì. dimostrargli come funziona sì, ma pure per, psicologica. Sì, anche per sondare un po' le sue reazioni, vedere un po' come reagiva. Sì, e io ho reagito male, perché non mi è piaciuto. Siamo freschi come le rose, da stamattina alle 5. Ok. E a me non è piaciuto. E invece a me piace lui, dico tu mi piaci Willy. Cazzo se mi piaci, questa è la cosa. Lo so, la battuta è questa. Perché tanto diventerò come te. Lui diventerà come me. Sono praticamente io 8 anni prima, ecco, quando ero nella sua stessa situazione. Di purezza. Hai sovrapposto i personaggi? Certo, i personaggi che si sovrappongono. Sì, ma vi menate nel film? Sì, no, qualche spinta. Non si può non dire, dire. Dai, che non cazzo, si dice, no, ma... si può di niente. Che spinta, ma, insomma, niente di. Ma tanto non ci andranno mai a vederlo. Ma perché? No, perché no, loro. Ma è normale che due personaggi così poi alla fine si scontrano, no? Che hanno degli scontri. Ok. Ma ti puoi sbagliare. Sono tutti e due dei conflitti molto forti. Io risveglio in lui dei conflitti che aveva sopito dentro di sé. E chiaramente io mi scontro con dei conflitti nuovi per me che non credevo. Come dire, io non credevo di poter fare delle cose che lui mi costringe a fare, cose che giudicavo negative in lui, giudicavo lui, e invece mi sorprendo a scoprire dei lati oscuri del mio carattere con cui devo fare i conti. Vabbè, non lo diresti mai che ha fatto ragioneria? No, no, a proposito di ragioneria, ma voi da ragazzini, no, scherzo, prima di diventare degli attori ricchissimi, non avevo una lira. Adesso, avete un ricordo di aver prestato, di aver ricevuto un prestito economico da qualcuno che voleva i soldi? E voi non glieli davate da giovani, ve lo ricordate? Cioè che glieli dovevo dare io. Esatto, è questo che te cercava, che ti inseguiva. Ma no, 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 ma no, perché dove abitavo io non c'era la lira nessuno. Dice, ma chi ti dava? Ci facevamo lo scambio tipo gli uomini quelli di una volta. Io gli davo un ovo, lui mi dava un giocattolo. No, non è che stiamo a parlare, tu abitavi te, stiamo a parlare, tu abitavo io fino a 30 anni fa, il baratto. Il famoso baratto, capito? Posso prendere spunto? Ti prego, domanda. Ti prego, prendi spunto. Antonio prima diceva, è molto interessante vedere come questo meccanismo, come si cade, si possa cadere in questa trappola, specialmente in persone che della media borghesia, diciamo, ci si è abituato, no? al povero che non ha i soldi e quindi fa i debiti, non a chi invece teoricamente non ci dovrebbe trovare. Quindi io gli chiedevo, è così facile secondo voi, nell'aver analizzato questa situazione, è così facile cadere in questa trappola? Secondo me in un sistema come quello di oggi, che tende a, come dire, a dividere sempre di più le persone e soprattutto le classi sociali, e a mangiare sempre di più dal basso fino ad arrivare alle classi medie, è chiaro che secondo me è assolutamente possibile, che è un sistema che piano piano ti strozzano e quindi ti porta a fare delle cose per sopravvivenza che non vorresti mai fare. Quindi secondo me il film, anzi, è molto attuale, perché lo vediamo, no? Con le famiglie sono sempre più strozzate, sempre più affannate, e anche le famiglie piccolo borghesi, insomma, anche le persone industriali hanno difficoltà, perché sono strozzate da un sistema che ormai è mondialmente diffuso. Quindi il film, secondo me, raccontando una piccola storia di questi due personaggi, di questo personaggio che inizia a corrompersi e di lui che è il suo maestro negativo, insomma, racconta un po' a livello più macroscopico una situazione generale di un sistema che è totalmente malato. Questi due personaggi hanno qualcosa in comune, vi trovate? Siamo romani. Trasteverini, siamo signori senza quadrini. No, il. Ma come cominci, poi non finisci. No, sapeva solo quella. No, dov'è? Dove parla? Dove devo parlare? Lui è andato via. Qua. Ah, allora siete voi. Sì, abbiamo in comune il fatto. Sì, come sempre, insomma, essendo io, come diceva il suo mentore, insomma, mi rivedo un po'. E poi
già so delle reazioni, delle cose che lui può dire o può fare durante le azioni anche violente, qualche azione che farà, capito? Immagino quello che prova, lo vado a recuperare, insomma. E poi invece lo trovo che sia anche peggio di me sotto alcuni aspetti, ecco, come persona, sotto alcuni aspetti appunto, in altri, su altri no. Io in realtà sono un padre di famiglia, cioè ho due figli, lo porto a casa, lo coinvolgo nella mia famiglia, insomma, a parte tutto, sono dei momenti, insomma, dei contrasti, capito? Io sto lì con questi ragazzini, poi vanno magari a letto, oppure mia moglie sta di là e mi metto a parlare con lui fumando sul terrazzo, si scoprono delle cose, magari, no? Lui mi guarda come per dire, questo sta qui con i figli, con la moglie, poi esce fuori, fa il pazzo, insomma, un film complicato da fare, specialmente per Santa Maria, insomma. Arranco sempre, dietro un colosso, di un colosso così, io non solo arrancato, sapete, no? Già cos'è, come il sorpasso di Marcolini, sì. Dice, mi piace vederlo arrancare il vecchietto, dice, ma perché fa così, mi piace vederlo arrancare, visto come arranca il vecchietto, certo. Così io sono un po' il vecchietto lì appresso. No, è stato un piacere, veramente, è stato un piacere. Claudio, come è stato tornare a lavorare con Antonio dopo aver fatto il venditore di medicine, che era un ruolo diverso ma racconta sempre un aspetto reale e tosto, no, della nostra società? È stato terribile, ci siamo iniziati a scontrare dal primo giorno con Antonio, e a differenza dell'altro, però abbiamo avuto delle divergenze all'inizio su delle scelte, così, però devo dire che da questo scontro è nata una grandissima creatività, insomma, quando ci sono le scintille c'è sempre il fuoco, no? Quindi voglio dire, è servito molto. E... no, all'inizio devo dire, abbiamo iniziato, eravamo piuttosto in disaccordo, però insomma, tirando io di là, lui tirando di là, secondo me sono uscite fuori delle cose molto belle, insomma, adesso ci riabbracciamo come i vecchi tempi, quindi va tutto bene, insomma, dove c'è scontro, poi, come dire, costruttivo e creativo, non c'è mai male. Grazie. Grazie a voi. Grazie.